Siamo abituati ai fumi scuri che escono giorno e notte dalle enormi ciminiere delle navi da crociera, che lasciano i motori sempre accesi, creando un problema di inquinamento molto rilevante. Un anno di motore ausiliario acceso inquina infatti come oltre 12.000 automobili. Esistono però delle alternative, come dimostra questo fumo bianco che proviene da un sistema di depurazione dei gas di scarico installato a bordo di una nave della flotta Royal Caribbean, ormeggiata stamattina nel porto di Napoli. Si tratta di un sistema avanzato di pianificazione delle emissioni che segue le linee guida approvate dal Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione Internazionale Marittima delle Nazioni Unite, che è stato illustrato al Sindaco di Napoli in dettaglio in un incontro tecnico da coloro che vigilano sulla sicurezza e sul rispetto delle normative ambientali della compagnia. Nel corso della riunione sono stati evidenziati anche ulteriori accorgimenti che vanno anche oltre i limiti imposti dalla norma internazionale, come il tempo di utilizzo del circuito chiuso nel lavaggio con acqua di mare, lo scarico ad oltre 3 miglia dalla costa e ad una velocità di almeno 6 nodi. Progettazioni e misure che dimostrano la possibilità, in ogni settore, di contribuire a migliorare le condizioni dell'ambiente.